Ciao a tutti Gugge, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 su Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Ed oggi finalmente andremo ad affrontare la battaglia contro Kabukicho, il boss di Gera Gera. Stavo pensando che non dovrei avere problemi ad affrontare questa lotta e vincerla con il team che ho in questo momento. Eccoci qua. Chiedo scusa, Cupisto l'ha detto che ci stavi cercando. Muhahaha. Ben fatto, siete arrivati subito. Amplicamp dovrebbe prendere esempio. È vero, sembra che Amplicamp non sia mai in giro quando c'è bisogno di lui. Ad ogni modo arriviamo al punto. In diverse parti dello spettacolo Kabuki usiamo la pedana di scena. Di solito uso due yokai forti per questo lavoro, Nervi Macho e Mio Macho. Ma è quasi ora di andare in scena e quei due buoni a nulla non si trovano. Potrebbero trovarsi in platea vicino al parco, trovali. Come? Vuoi che sbrighi altre faccende per te? Esattamente, sei qui per aiutare, no? Mi è stato detto che fai tutto quello che ti viene chiesto. No e no, il mio aiuto di prima è stato un caso, sono ancora un cliente qui. Quindi non mi aiuterai? Oh, beh, risparmiami i dettagli. È quasi ora di andare in scena, ma non posso farlo da solo, mi serve un aiutino. Ovviamente ti darei la miglior ricompensa immaginabile. La durerai, promesso. Devo cercare... Kabukicho, manda in scena uno spettacolo Kabukicho, dobbiamo dare una mano. La miglior ricompensa? Lascia fare il tuo straordinario valletto, Whisper. Ehi, stai di nuovo prendendo tutte le decisioni da solo. Calma, non è un compito difficile e ci è stata promessa una bella ricompensa. Mi piacciono le persone che risolvono i problemi. Ecco i dettagli. Sia Gara Gara che le terme cambia lì si hanno una porta che conduce al teatro. Nervi Macho e Mio Macho dovrebbero trovarsi vicino a queste porte. Lo spettacolo inizia tra poco, perciò sbrigati, conto su di te. Sì, so bene che ci sono queste porte che conducono a diversi punti di raccolta. Tra Campi Elisi e Fame da Lupi anche. Questo dovrebbe essere Fame da Lupi se non vado errato. Vediamo un po'. No, queste sono le terme. Meglio così allora. Qui forse dovrebbe esserci il palco se non ricordo male. Sì. Nervi Macho e Mio Macho. Ecco Nervi Macho. Un caloroso benvenuto allo spettacolo Kabuki comincerà presto. Ehi Kabukicho ti sta cercando. Servono degli yokai per azionare la pedana. Oh, giusto, non possono sollevare la pedana di scena senza di me. Devo tornare al mio posto. Sì. Abbiamo trovato Nervi Macho, adesso dobbiamo cercare Mio Macho. All'entrata di Gera Gera. Oh, cavoli, non so come andare lì. O forse lo so e non mi ricordo io. Sì, probabilmente sogno che non mi ricordo come ci si va. Sì, lo sapevo io. Un caloroso benvenuto a tutti. Ehi, Kabukicho vuole che lo aiuti a sollevare la pedana di scena. Come? Oh, ragazzi, sono nei guai, non possono spostare quell'arnese senza di me. Se non vado subito mi prenderò una bella stiletta dal capo. Trovati Nervi Macho e Mio Macho, torniamo nel teatro Kabukicho sotterraneo. Beh, Whisper, grazie per il consiglio. Io davvero, ogni volta che Whisper mi dà questi consigli io rimango sbalordito dalla sua... come chiamarla? Intuizione? Sì, il suo sesto senso. Vabbè, prendiamo lo scivolo per fare prima. E poi possiamo andare al teatro più velocemente. Salve. Ti stavo aspettando. Grazie per aver trovato Nervi Macho e Mio Macho. Mi avevano detto che aiuti chi ti chiede un favore, sembra più di una diceria. È poco più di un giochetto da ragazzi per un super valletto come me. Adesso manca solo la ricompensa che ci hai promesso, giusto? Nessuna fretta, ho già preparato tutto. Ascoltate bene e gioite. Questa sarà una ricompensa in puro stile Kabukicho. Sarai protagonista nel nostro spettacolo. Eh? Io sarò l'antagonista e tu il paladino della giustizia, sarà fantastico. Il lavoro ideale per te, Andrea? Non se ne parla, perché devo fare la parte dello spettacolo? È deciso, dobbiamo solo prepararci, torna qui quando sei pronto. Bene, penso di poter recitare nel ruolo principale solo per questa volta. Sapevo che ti andava, non c'è miglior affare di noi affare. Ma... ottimo, è quasi ora, non c'è tempo per le prove. Cominciamo! Quali prove? Ma che stai scherzando? Devi farmi il culo e vuoi fare pure le prove?
Sbaglio o Kabukicho è un po' pesante? È troppo pesante, non ce la faccio. Oh. Scusate, siamo in ritardo. Mi farete perdonare lavorando più sodo che mai, ok? Questi chiamano Macho. Bene, ora che siamo tutti qui, datevi da fare, spingete! Oh, issa! Oh, issa! Ma non dovrebbero mettersi uno da un capo e uno dall'altro per tirare? Cioè, per girare cosa dico? Tutti sul lato, la forza si concentra solo da una parte e gli altri non riescono a spingere bene. Ma questa è solo una mia idea. Uno, perdonate la mia intromissione nella vostra serata. Due, sono colui che vi ruba il tempo, il narratore di una storia tremenda. Tre, sono l'alleato del male, il compare dell'oscurità in questo orrendo mondo. Il mio nome è Kabukicho. Mamma mia, esultate, gioite, popolo! Oh mio Dio. Ma c'è Shibayan che sta assistendo allo spettacolo! Anche Whisper! È segnale di qualcosa, Andrea! Sconfiggi il male del mondo con amore, fegato e coraggio! Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti. Il mondo è mio amico. Alla grande. Ehi, gli è piaciuto. In vero. La nostra ultima sfida risale a 100 anni fa. Vediamo se resiste ai miei colpi. No, fermi tutti! Aspetta, 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 aspetta! No, vabbè, questa non ce la faccio, è inutile, esco, proprio 0 danni gli ho fatto. Beh, insomma, non è che stia andando proprio bene, bene, però ragazzi, sto usando la tattica che ho usato contro Cattiva, ovvero due Senilfior, due Shogunian, un Honblu e un Fuimuro. Per ora sta andando benissimo. Ragazzi, sono 35 minuti che sto combattendo con questa formazione. È una cosa assurda, questa è la quinta prova. Quindi, insomma, rispetto a Gattiva sto facendo molto meglio. Io non mi stancherò mai di ripeterlo. Ancora c'è gente che sotto il video. Mer. 900 punti si ricarica, ma com'è? Ah, allora, dicevo. C'è ancora gente che sotto il video di Gattiva mi viene a scrivere che ho una formazione di M, puntini, puntini. Ok, non l'ho detto, quel video non l'ho narrato perché diciamo che era una sorta di gioco per me farvi vedere quanto io faccia schifo ai videogame. E ce l'ho anche scritto nelle info del canale, faccio schifo, sono un noob. Però comunque sia, non è importante, secondo me, essere un pro per giocare ai videogame. Non bisogna essere chissà chi. Ad ogni modo, ve lo dico ancora, è una sorta di gioco per me avervi fatto vedere tutte quante quelle perdite. 200 lotte, insomma, sono un po' esagerate, diciamo che erano sulle 180-190, ho arrotondato a 200. Era un po' una sorta di gioco per me farvi vedere appunto tutte quante le volte che ho perso. E però devo dire che cioè per arrivare a questi danni contro Cattiva ero alla 70ª-80ª battaglia, una cosa del genere. Ecco, è che. Porca miseria, ma. O gli ridanno quando ho finito di caricare l'Energy Max e gli strumenti, gli oggetti a Kabukicho. Oppure non riesco a bloccarli perché non. Prima con la carne di manzo, mi sembra. Non sono riuscito a bloccargliela, non me l'ha puntata. Dai, Homblu, oh, grande Homblu che resiste. Dovrei purificare i Senilfior per avere una piccola possibilità di riuscita. Danza degli 8 droni non mi spaventa più di tanto, mi incanta solo gli yokai. E Fuimuro, ragazzi, è una bella difesa, cioè. Gli ho dato anche
tunica maledetta, quella che aumenta la difesa. No, lo scudo maledetto, che aumenta la difesa. Non mi ricordo neanche come l'ho trovato, ma comunque sia, si fanno le missioni degli spettrali e ti danno anche loro gli oggetti maledetti, comunque sia. È molto utile, oppure si trovano sulla via del mistero alcuni. E avrete già visto qualche video, perché ho iniziato a registrare le prime tre lotte contro Kabukicho l'11 ottobre. Oggi che è il 23, ne sto facendo un'altra perché mi sono accorto di non avere nessun video di yokai pronto. Quindi ho detto, ok, oggi devo assolutamente battere Kabukicho, se no non posso caricare niente per domani di Yokai Watch. Mentre per oggi il video del 23 che esce alle 8 era, se non sbaglio, quello di Maximus Puro e Maximus Deca. Che comunque sia, si possono si prendono entrambi allo stesso modo, dipende solo se avete scelto Nathan o... Eccolo, mo te lo frego, grande! Se avete scelto Nathan oppure Katie. Comunque sia, si possono scambiare anche a Spiritossi, ho già fatto la prova. Si possono scambiare anche su Spiritossi e Polpanime. E magari, che ne so, ricominciate un secondo salvataggio di Polpanime o Spiritossi con Katie o con Nathan, dipende da quello che avete preso la prima volta. Così una volta finito passate i dati su Psicospettri, su un salvataggio vuoto, e insomma potete prendere tutte e due Maximus senza problemi e completare il Medallium, che non è una cosa facile. Stile Gara Gara te lo prendi in quel posto, per favore. Oh, poi Gera Gera, mamma mia ragazzi, un po' di inglese imparatelo. Cioè, giapponese, scusatemi. GE si legge GE. Dipende anche da come è scritto comunque sia, eh. Cacchio, sti ombrellini mi danno un fastidio. A volte partono a raffica, a volte non partono. Cioè, una volta me la fatti scendere e lanciati tutto nello stesso secondo. Cioè, non ho fatto in tempo neanche a bloccarli prima. È una cosa assurda, mi fanno imbestialire queste cose, ragazzi. Davvero. Mamma mia, oddio, oddio, oddio. Ah, meno male, pensavo che era uno strumento curativo. Cioè, guarda, stiamo sfiorando il ridicolo qua, ragazzi. Stiamo sfiorando il ridicolo di come sto combattendo. Davvero, non si spiega se no sta cosa. Invero. Oh mio Dio. Non mi piace. No, 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 ragazzi, no, un'altra volta no. Sono arrivato così lontano, sono arrivato. Mo se gli lanciano qualcosa che se lo prenda. Oh, grande, grande. Non riesco a neutralizzarli, non mi interessa. Almeno ho ricaricato gli yokai. Oh, 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 Senilfior. Ah, è andato capo, Senilfior. Va bene, posso provare con lui? Lo so, ho detto che lasciarlo da solo davanti è un azzardo, ma dovrei riuscire... Grande, danza 8 droni, non ha fatto un altro, meno male. Posso farcela forse, posso farcela. Sinceramente non mi interessa di quanto questo video possa venire lungo. Qualcosa taglio, qualcosa non taglio, ragazzi, non mi importa. Sto facendo una cosa assurda. Cioè, guardate come sto lottando. Mai fatto una lotta così bella. Neanche contro l'ultima contro cattiva o contro Nerorco. Che Nerorco ve l'ho detto, ci ho perso una decina di volte, ma dopo quella, dopo l'ultima, quella l'ultima è venuta abbastanza carina, ma questa, ragazzi, è ancora più bella, eh. E sapete una cosa? Questo non è neanche il boss più forte del gioco. Il boss più forte è un altro. Ora non mi ricordo bene il suo nome. Ad ogni modo credo che dopo questo boss andremo a fare con Turtor, credo si chiami italiano. Non so di preciso il nome italiano, comunque sia sulla wiki c'è scritto. È Infinity, quindi in italiano dovrebbe sempre sia con Turtor o una cosa del genere. Oh, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Oh mio Dio, Homblu, ti prego caricati il prima possibile. Oggetti tornate che devo caricare, Homblu. Di Energy Max. Mando avanti veloce per cercare di, comunque sia, di velocizzare tutto quanto senza perdere tempo, perché davvero ho bisogno degli oggetti. Ora che è purificato. Ci siamo quasi. Oh, eccolo. Spero sia andata con questa. Ti prego, non fate il grande. È andata. No! Non ti azzardare. No, aspetta. Non l'ha preso. Non l'ha preso perché attacco prima io.
Sì! Oh, che sollievo! Mio, il formaggino mio. Grazie ragazzi, siete stati grandissimi. Ah, bella lotta davvero. Quanti punti mi dà questo tizio? Anche senza rumore. Vabbè, i soldi un po' mi interessano, ma 65.970 punti esperienza. Wow. E al massimo, ok. Bravi, bravi, fantastico, il miglior spettacolo che i buchi di sempre. Bene, grazie allora, sono molto contento che vi sia piaciuto. Ben fatto, Andrea. È ora di prendersi l'applauso e uscire di scena. Prendere l'applauso, vabbè, dai. Ok, quindi penso che di dover andare qua sotto. Penso che ora. Ah no, a parte devo ancora prendere la ricompensa di Kabukicho. Ora si apre. Ah beh, l'ultima porta che mi rimaneva da aprire. Kabukicho ha detto che vuole parlarti. Scusa, devi venire con me. Va bene. Mi sono emozionato. Mi sono emozionato! Ok, ti sei emozionato. Questi occhi non sbagliavano quando ti hanno scelto. Sono così commosso. Mi metti in imbarazzo. Tu, stupidino. È stato molto divertente. Questo lo dici tu. Fare ancora il protagonista per noi, vero? Sicuro. Un momento, aspetta, c'è il twist. No, 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 è stata la prima e ultima volta. Di che parli? Ormai sei un membro della nostra compagnia. Non credo proprio, Kabukicho, mi dispiace, ma questa è un'azienda. La prossima volta venderemo i biglietti in anticipo. Ma tu sei matto? Già si parla di profitti. Scusami una cosa, ma andremo in scena una volta al giorno. Quindi è un boss risfidabile. Ma tu sei matto? Cioè, non è che perché sono riuscito a sconfiggerlo al culo, allora mo. Cioè, la mia è stata molto più che altro fortuna. Saluti a Gera Gera, va bene. Più che altro la mia è stata fortuna, A punto sinistro? Che fa a punto sinistro? Ce l'avevo su Spiritossi? Non mi sembra di avercelo avuto mai su Spiritossi a punto sinistro. Ma vedo un attimino che fa perché sono curioso di vedere questo a punto sinistro. Quindi è finita. Oh mio Dio. È stata davvero una lotta tosta. Ma non è un oggetto chiave? Ah, beh, andiamo a vedere di là allora. Dove si può trovare? Vediamo un po'. Ma è un oggetto. Ah, è un equipaggiabile! Cura gli yokai maledetti e lancia maledizioni su quelli sani. Ah, ok. Va bene. Interessante. Ad ogni modo, Kuji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. Spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Twitter. Domani andiamo a sfidare con Turtoro, come si chiama. E come sempre ci vediamo domani. Bye bye!